Lavorare l'argilla, toccarla con le proprie mani, trasformarsi in artisti che impastano e modellano, è ciò che fanno i piccoli pazienti del Day Hospital Oncologico dell'ospedale pediatrico Pausilipon di Napoli, grazie al servizio permanente di terapia ricreativa supplementare offerto dalla Fondazione Lenetun. Quest'anno a dare supporto all'iniziativa Original Marines, che ha intrapreso una raccolta fondi presso i propri negozi in favore dei laboratori presenti in numerosi ospedali italiani, e che ha visto nel nosocomio partenopeo un momento celebrativo in occasione del Natale. Ascoltiamo il presidente di Original Marines, Antonio Di Vincenzo. Riteniamo giusto che un'azienda come la nostra si impegni solidariamente, soprattutto nei confronti dei bambini, quelli un poco più fragili, quelli che purtroppo non hanno la fortuna come tutti quanti, e noi siamo molto a fianco proprio perché vogliamo che anche loro possano avere una vita normale come tutti i bambini che normalmente da anni si vestono con i nostri capi. L'importanza del laboratorio per i piccoli pazienti oncologici, nelle parole di Rodolfo Conenna, direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon. Manipolare la ceramica, partecipare ad un'attività creativa per bambini che fanno degenze lunghe per le loro mamme è una straordinaria fonte non solo di consolazione, ma io oso dire, e ci sono riscontri oggettivi, clinici su questo, addirittura una collaborazione alla guarigione. Circa la presenza della terapia ricreativa negli ospedali pediatrici italiani è intervenuta Paola Adamo, direttrice della Fondazione Lenetun. In realtà è già dal 2014 che la Fondazione ha inserito un servizio permanente negli ospedali italiani, quindi nell'oncologia pediatrica italiana. Oggi siamo in 33 ospedali in tutta Italia, in più di 53 diversi reparti pediatrici, e con questa possibilità i bimbi, insieme anche alle loro mamme, riescono davvero ad affrontare le cure in maniera più serena e predisporsi meglio a quello che è un percorso di, anche molto spesso lungo, di guarigione.